dico, i nostri, dicevo prima, non so, dai 1000 ai 1500 bambini che sono passati da noi nel corso degli ultimi 10-12 anni, hanno cambiato la situazione nei Romi. Non so, in qualche modo avranno influito, a misurarlo veramente, non lo so, cioè, AMREF è un'organizzazione che fa quello che dice e lo fa bene, questo fuori di tutto. E questo è già una cosa molto bella rispetto all'organizzazione che invece sono incompetenti, sprecano soldi o addirittura qualcuno che li ruba, insomma, ecco. Ma in genere sono le organizzazioni piccole. I bambini di strada sono un tema molto forte. Noi abbiamo regolarmente la polizia che interviene su una casa per bambini di strada, in genere un'iniziativa locale, un'iniziativa piccola, che o perché sono incompetenti o perché hanno perso l'entusiasmo, o perché rubano i soldi, non sono più in grado di mantenere i bambini. Quindi la polizia va, sente che i bambini sono maltrattati, eccetera. C'è il governo. Una cosa bella che fa il governo, ha una struttura che supervisiona chi lavora con i bambini, gli orfanotrofi, eccetera, eccetera. Cioè, sono questi funzionari governativi, vanno, verificano, decidono di chiudere una casa e magari ci portano noi. A noi capita ogni tanto, mi viene male perché vedo arrivare una camionetta della polizia, vengono giù 10, 15, 20 bambini, padre, li puoi tenere perché abbiamo chiuso quella casa là e non sappiamo dove metterli, che il governo non ha niente. E queste cose succedono, non succedono certamente con AMREF, che è sono molto serie, che rispetto molto. Ok, Lucino, cosa facciamo? Chiudiamo, siamo stanchi. E sono diminuiti gli aiuti umanitari da parte dell'Italia. Sì. E si sono dovute fare delle rinunce a proposito di questo, sui nostri progetti. Sì. Sì. Questo è successo non solo con l'Italia, perché la crisi, sappiamo, è una crisi mondiale, per esempio c'è World, come si chiama? Non World Vision. World Vision, che è una grossissima ONG americana, a Nairobi negli ultimi 3 anni ha ridotto il personale di quasi 10 volte, quindi tagliando pesantemente sui progetti. Noi, vi dicevo, noi abbiamo resistito perché abbiamo queste iniziative che generano entrate locali che vanno sempre meglio, però abbiamo dovuto diminuire il numero dei bambini. Cioè noi il nostro principio è l'intervento che facciamo lo vogliamo fare bene, se aiutiamo un bambino lo prendiamo bene dall'inizio alla fine. Quest'anno quanti ne possiamo prendere? Quest'anno abbiamo 25 che finiscono il percorso, che tornano in famiglia, che comunque non peseranno più su di noi, ne possiamo prendere non più altri 25, ne possiamo prendere 20 perché gli aiuti sono diminuiti. E dobbiamo prendere i 20 che sono più bisognosi. Purtroppo, d'altra parte, io penso che queste azioni hanno anche una funzione, come dire, di esemplarità, nel senso ci sono 150.000 bambini di strada, noi non risolviamo, noi con i nonni, all'organizzazione che ho avviato io, non risolve questo problema. Noi siamo solo un segno di alcuni che cercano di fare qualcosa e cercano di farlo bene. Poi qualcun altro farà altre cose. Non
i nostri di Dio, i nostri giovani, i nostri di bambini, con le sue riflessioni. Cioè, se hai un messaggio, se hai qualcosa che sempre questa diaspora tra il come, tutto ciò che abbiamo, l'equilibrio, non so. Guarda, anche qui una risposta concreta è difficile dare, una risposta che valga per tutti. Come mi pare il tuo problema è, no? Come far passare questi messaggi fra di noi, con i nostri ragazzi qui, no? Come interessate a queste cose? Questo è sì, ma anche non va bene questo. Noi abbiamo, io mi sono convinto di una cosa, che possiamo fare sempre di più per i missionari, diventa anche fondamentale fare un'opera di promuovere la conoscenza fra le persone, promuovere la conoscenza fra le culture, i gruppi umani diversi. Quindi all'inizio, 20 anni fa pensavo che se qualcuno mi diceva vorrei venire a vedere Nairobi, vorrei vedere il lavoro che fate, eccetera, eccetera, la mia prima reazione era dammi i soldi del biglietto aereo e faccio studiare 3 ragazzi. Adesso sono molto più dubbioso, perché vedo che molte persone che sono venute hanno avuto la vita trasformata, hanno continuato a impegnarsi. Se noi oggi abbiamo un livello di aiuti molto alto è perché persone che sono venute 10-15 anni fa continuano a seguirci, continuano a pensare ai nostri bambini, continuano a impegnare parte della loro vita per questa cosa. Quindi è importante anche lo scambio di esperienze, lo scambio di conoscenze. Ho poi visto che per esempio per i nostri bambini è importantissimo avere degli amici che vengono a stare vicino, a stare con loro. È fondamentale. Anche questo è un senso, dà un senso grande di autostima e da far loro capire che sono amati, che c'è della gente che pensa per loro, che pensa a loro continuamente, che prega per loro. Questo è molto importante. Però non so se era questo che volevi dire, cioè si resta a volte come dire, si resta male o si resta sconvolti. A me è successo, dicevo, stamattina ho parlato in 2 classi a Calolzio, un paesone della Bergamasca. C'è stata una reazione di attenzione, di rispetto, un atteggiamento domande da parte degli studenti, un studente a livello di liceo, qualcuno ragioneria, cose di questo tipo, con grandissima attenzione. A volte ti succede di andare a parlare in scuola, dove vedi i ragazzi sono disinteressati a tutto ciò che non sia semplicemente il loro benessere, le sciocchezze che hanno in mente. E abbiamo un problema di educazione qui. Gli adulti in genere, i giovani riflettono le mancanze, i problemi degli adulti. Non lo so, sono problemi molto più grandi di me, io non so cosa dire di questa. Non so se ci sono altre domande, chiediamo, eh? Sì, sono già le domande. Io penso che Chizzito abbia ragione, io ho incontrato giù molta gente, ragazzi che facevano l'università a Padova, il corso sui diritti umani e così via, sono persone che poi rimangono in contatto in realtà, e comunque quell'esperienza, soprattutto poi vedere il baraccopolo, insomma, è un'esperienza che rimane profonda e che ti stimola a fare delle cose poi anche nel paese in cui viviamo, insomma. E c'è una rete, si è creata anche di associazioni. Io vi invito anche a
ad andare a guardare il sito diamaniforafrica.org, che è l'organizzazione che Padre Chizzito ha creato negli anni 90, insomma, dove appunto c'è un po' le varie attività, i vari centri, le varie cose, tra l'altro fanno anche del materiale pubblicitario. Tra l'altro loro organizzano anche durante l'estate la possibilità per qualcuno di andare in Africa, insomma, di vedere dove si lavora. Se è possibile fare questa esperienza, ovviamente voi vi occupate in particolare di Amazzonia, è chiaro, non vuole essere una competizione, non esiste competizione, perché poi nel mondo globale insomma, i problemi si risolvono insieme. Però ecco, diciamo, costruire una rete credo che sia utile e che serva anzi a potenziare l'attenzione, insomma, i livelli di attenzione. E una cosa vi chiedo, domani sera noi facciamo un'altra iniziativa a Perugia, alle 18 facciamo un incontro un po' più generale, questo è più specifico sui bambini di strada, quello di domani invece parlerà della crescita economica, delle guerre e del futuro dell'Africa. Se qualcuno vuole venire, oltre all'incontro poi facciamo una cena, e la cena è finalizzata anche a raccogliere fondi per le attività di Amani, insomma, di cui in parte, no? Avete saputo questa sera, quindi se qualcuno vuole partecipare è un invito per continuare ad approfondire questi temi, ma anche per contribuire concretamente, insomma. Io credo che ad Alessio, che il padrone di casa del Bagno, io vi ringrazio insomma per la disponibilità, penso che il Zito ovviamente venire ad Assisi per lui era importante, era città di tutti i religiosi significativi. Ringrazio anch'io Padre Chizzito e Luigino che ha appunto organizzato questo incontro. E vi do l'appuntamento al prossimo appuntamento, purtroppo sono ravvicinati, ma questo è venuto un po' all'ultimo momento. Il prossimo appuntamento sarà il 19 marzo con Don Ermanno D'Onofrio, che è il presidente del Giardino delle Rose Blu, con cui collaboriamo da anni. E, in modo specifico nel progetto in Croazia, Gornja Bistra, quindi venite anche martedì sempre qua alla Sala San Gregorio. E... sì, e domenica c'è un altro convegno, questo è un po' al lato come tema rispetto a quello che trattiamo, ma gli abbiamo dato soprattutto lo spazio qua invece nella nostra sede, nell'oratorio Carlo Acutis, c'è un convegno sui disturbi alimentari, più a livello psicologico, ma è importante anche questo. E niente, vi invito alla saletta di qua, che ho preparato qualche dolcetto, e grazie a tutti per l'attenzione. Grazie.